l'ex assessore del comune di Como Paolo Gatto è stato rinviato a giudizio. L'appuntamento con l'aula è fissato per il 29 maggio 2014. Gatto è accusato dalla procura di Como di aver diffuso le tracce del concorso della polizia locale del novembre 2007 al centro di un'inchiesta che aveva già portato alla condanna a un anno con la condizionale di Bruno Polimeni, segretario dell'ex assessore Scopelliti, nonché agente di polizia locale. I carabinieri di Lainate hanno arrestato in flagranza di reato a Porlezza un 43enne, un corriere della droga che avrebbe più volte rifornito su ordinazione un cliente di Porlezza, con quantitativi di cocaina per un valore dai 300 ai 500 euro. Notte movimentata sulla Lariana, i carabinieri della stazione di Pognana Lario hanno intercettato un'auto nelle zone di Blevio con a bordo tre individui che alla vista della pattuglia si sono dati alla fuga a folle velocità, abbandonando due sacchi con 306 pacchetti di sigarette. I militari hanno ritrovato l'area furtiva e in queste ore stanno svolgendo le indagini. Nuova interrogazione del deputato comasco della Lega Nord, Nicola Molteni, al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, sulla raffica di furti nel comasco. 2.358 furti in casa nel 2013 in provincia di Como, con un aumento del 30%. Siamo di fronte a un grave allarme, dice Molteni. I cittadini sono esasperati, i sindaci non hanno i mezzi per intervenire e le forze dell'ordine fanno il possibile. Abbiamo presentato una nuova interrogazione al ministro Alfano perché la situazione non è tollerabile. I nostri cittadini hanno bisogno, conclude Molteni, il governo Letta non può girarsi dall'altra parte.